Amici appassionati di beach soccer di Sporting Tour, buon pomeriggio e ben ritrovati da Niccolò Cecchi di Live Sport Academy. Ci siamo, ricominciamo a giocare, sono pronte a sfidarsi per la categoria 2008 Parco Città e Gruppo Coppola Made in Italy. L'ingresso in campo in questo momento delle due squadre. Kick off, si parte, ora è giusto, subito il tiro reimpallato. Fildi che però termina direttamente tra le braccia di Dicicco. Allora dall'altra parte ci prova Francesco Sabatini, va sulla sinistra sulla pressione di Antonio Guida. Sabatini resiste all'avversario, prova a passare, poi arriva anche l'intervento di Ciccarese e c'è il fischio da parte del direttore di gara che ha visto il contatto irregolare all'interno dell'area di rigore. Dunque calcio di rigore per il gruppo Coppola Made in Italy. Questa è una buonissima occasione per sbloccare la partita. Sul dischetto, anzi sulla dunetta, Francesco Sabatino che parte col destro e la insacca. E allora 1-0, vantaggio per il gruppo Coppola Made in Italy al secondo minuto di gioco. Prima la protegge Coppola, poi scarica dietro a Dicicco, lancio lungo, intercettato con la testa. E allora Marigliano, ancora di vivo per il gruppo Coppola, che scarica dietro verso Coppola, pensa alla verticalizzazione, poi torna da De Vivo, si gioca in quella zona con Ciccarese. Sabatino lotta, raccoglie, manda lungo Pisani, arriva sul fondo ma non inquadra bene. Parte De Vivo, guarda la porta, bella la traiettoria, deviata in calcio d'angolo, primo pallone della sua gara proprio dalla bandierina, va morbido al centro per Gilali, se la mette in rete, 3-0 gruppo Coppola al nono minuto. Ora due volte il direttore di gara e allora si conclude qui la prima frazione di gioco. Squadre di nuovo in campo e allora ripartiamo con il secondo tempo di Parco Città gruppo Coppola Made in Italy. In un primo momento con Antonio, poi tiro raccolto lì dietro, Ciccarese non aggancia, gira lì, scarica dietro a Di Cicco che la mette morbida al centro. Pisani va davanti da Francesco Sabatino, tiro respinto e quello di Pisani, poi si insacca sotto al 7, subito in gol il gruppo Coppola Made in Italy in questo avvio di ripresa, 5-0. Gilali chiuso da Colantonio solamente per un momento. Pisani se la alza, la mette al centro, Gilali dall'altra parte, va con l'esterno per poi calciare, la palla sorpassa la linea di porta, questo vuol dire 6-0 per il gruppo Coppola Made in Italy. Va il numero 53 cercando il secondo palo, traiettoria, anzi il rimbalzo che inganna Di Cicco, la palla entra, si accorciano le distanze 1-6, si aggiorna il risultato. Pisani, batte Pisani direttamente in porta e allora 7 sono i gol del gruppo Coppola Made in Italy. Per la rimessa verso Marco Sabatino che si gira, va da solo, chiuso da Luigi Vivace, se ne va sull'esterno Vivace, prova il piazzato, un po' debole, non funziona. Sabatino lì davanti, se la alza, la prova la rovesciata, calibra male. Ultimo minuto di gioco, Sabatino lì davanti per chiuderla definitivamente. Ed arriva il triplice fischio, termina qui l'incontro. Vince 8-1 il gruppo Coppola Made in Italy.